Nonostante in un prossimo futuro i DVD possano diventare qualcosa di obsoleto, io ritengo che, trovandoli a prezzi così bassi, ancora ne valga la pena. Però poi ti chiedi perché perle italiane del genere costino 4 euro a prezzo pieno, quando roba del genere a prezzo pieno vengono sostanzialmente 8 euro e poi ci mettono anche lo sconto. Forse arrivi a capire che di cinema non capisci un cazzo. E ora devo pure mettermi a togliergli il prezzo. Te, ecco qua. Ah, hi people of YouTube. Welcome back to a new episode of I mercatini dell'usato in generale. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Oggi parleremo solamente di DVD comprati tutti in un unico posto a un euro l'uno. È vero, probabilmente in un futuro i DVD... Ma ora come ora, i DVD ancora sono in commercio e ancora la gente li vede. Per non parlare di me, che sono un pazzo collezionista che colleziona tutto. Tutto. Avete visto l'altra volta quanti DVD ho comprato in questi anni? Beh, a quella collezione se ne aggiungono altri 25, di cui il primo è questo. Dragon Ball Super Broly, il film. Beh, che dire, non male, il film l'ho visto ed è accettabile, devo dire. Fatto bene, comunque la storia ci sta ed è un modo bello per rendere canonico un personaggio come Broly. Ma cosa bella che al suo interno ho trovato questa bella roba. Tralasciando i biglietti del card game e di Mirabilandia, ho trovato queste 5 cartoline. Abbiamo la cartolina della locandina del film, Goku, Broly, Vegeta e Golden Freezer. E altra sorpresa, abbiamo trovato un pacchetto del gioco di carte con bustina promo volume 1. Il fatto che sia volume 1 mi faccia pensare che ce ne saranno altre. Chissà, al suo interno ho trovato Goku e Vegeta che fanno la fusione per diventare Gogeta. E devo essere sincero, la qualità delle carte è bellissima. I disegni delle carte sono veramente stupendi, in tutti e due i lati, anche se devo ammettere che il gioco ancora non ci ho capito un cazzo. Detto sinceramente, non ci ho capito niente di come si giochi. Ma per come sono fatte, mi sta partendo un po' la merda nel cervello per dire quasi quasi inizio a collezionarle. Però per adesso, siccome ho un'idea arcana, questa rimane qui, bella al sicuro. Continuando con film d'animazioni basati su brand famosi e soprattutto con carte collezionabili, ecco a voi il film di Detective Pikachu. Perché l'ho comprato questo? Semplice, costava un euro. Allora, devo dire che il film non mi ha attratto a pieno nella sua interezza, ancora devo vederlo. Però quella curiosità di guardarlo c'è, ma al suo interno ho trovato anche, a parte il flyer che mi dice... compra Pokémon Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu, ho trovato anche una figurina collezionabile del film, con su Maestro Detective Pikachu. Perché la carta in tedesco, scusatemi? Tra l'altro purtroppo è rovinata, purtroppo. Però, eccola qua. Purtroppo è rovinata qua su quest'angolo, non ci possiamo far niente. I prossimi tre, invece, fanno parte di quella categoria di film parodie demenziali che però ha iniziato a perdere di credibilità e anche divertimento. Tranne uno, in realtà, uno un po' mi piaceva. Partiamo da quello che secondo me è il peggiore. Disaster Movie, dai creatori di Scary Movie, che secondo me di questo film un po' se ne vergognano. Non ne voglio parlare, ci sono un po' di film tra cui Hulk, Hellboy, High School Musical, I Chipmunks. Questo qua, secondo me, di tutti i movie, è il peggiore, veramente il peggiore di tutti. Ma l'ho preso perché uno costava un euro e due fa parte della mia collezione ora di film parodia squallidi. Il prossimo, che credo sia uno dei più recenti, Ghost Movie, sempre facente parte della serie dei movie, di cui c'è anche uno dei suoi personaggi storici, prende un po' di mira quei film paranormali e quindi quel po' di paranormale mettendoci un po' di divertimento.
Questo non è male, ma anche lì la qualità è un po' andata via via scemando. E infine, per il prossimo, ho bisogno di una mano dal passato. Ho bisogno di una citazione. Sapete cosa c'è di peggio di un brutto film? Io, Toby, ci pensi tu? Ve lo dico io. Un film comico che non fa ridere. Ed è questo il caso di Epic Movie. Da Scary Movie in avanti. Io, Toby, basta. Grazie della comparsata dal passato. Chapeau. Da Scary Movie in avanti, come diceva il buon vecchio Yotobi, beh, la qualità è iniziata via via scemando. Ma secondo me, nonostante questo sia effettivamente brutto, perché è brutto, ha ancora quel di divertente che è un po' ridi per pietà. Però, appunto, un euro è facente parte della collezione ora. Poi questo, devo dire che l'ho preso per due motivi. Anzi, quattro. Così, sono raddoppiati di colpo. Primo, costava un euro. Secondo, fa parte della mia collezione ora. Terzo, aveva la scatola in cartone. E quarto, sembrava un film comico, ma fatto serio. Passatemi il termine. The Night Watchman. Non so assolutamente nulla di questo film. Mi ha ispirato e ho detto, lo devo prendere. Al suo interno, tra l'altro, troviamo anche questo libricino pieno di fotografie e scritte sul film. Cercherò di non guardare per non spoilerare, ma in realtà di questo film ho un buon presentimento, devo essere sincero, sembra un comico divertente. E dopo aver trovato quello con la scatola in cartone ho detto, vediamo se ce ne sono altri. E credetemi, pensiero non fu più azzeccato di quello. Quattro film horror, thriller, come volete chiamarli, li chiamate, tra cui Sinister, La casa delle bambole, Somnia e Il primo Rec. Questo, sinceramente, è stato un ottimo acquisto, visto che è la special edition. Rec è un grande capolavoro, ma devo dirlo, non l'ho mai visto ancora. Chissà che grazie a questo non lo guardi per la prima volta. Mentre questi tre ho detto, beh, hanno la scatola, costano un euro, film horror, non è che ne abbia chissà quanti nella mia collezione, prendiamoli. Stesso pensiero, ma giustificato dal fatto che di questi 5 film li ho visti praticamente tutti e li adoro, tutti tranne l'ultimo che è uscito purtroppo, ecco qua, su 8 film, 5 Soul, l'enigmista. Il primo, la versione uncutted, il 2, il 3, il 4... e il 5, la saga di Saw, che meraviglia. Avrei voluto effettivamente comprarmi un cofanetto con tutti quanti, ma averli lì a un euro, singoli, tra cui anche la versione uncutted, dici cacchio, li prendo e li colleziono singolo. Fanculo il cofanetto, è anche più bello da vedere tutti e 5 uno dopo l'altro. E infine, ecco qua, l'ultimo Mallo Pozzo. Continuando sulla serie delle cose divertenti, e passatemi il termine divertente per il prossimo, Pixel. Allora, questo film non è male di concept. Il problema è che, non lo so, non mi è piaciuto. Visto per la prima volta in un cinema verso un mio viaggio verso Bari, abbiamo detto, beh, dobbiamo fermarci per la notte, abbiamo la sera libera, andiamo al cinema. C'era questo film. L'idea non sembrava male. La realizzazione purtroppo... Boh, magari una seconda vista di questo film potrebbe farmi cambiare idea. La prima visione purtroppo non è stata delle migliori. Questo, comprato per la mia ragazza, 22 Jump Street. Sequel, ovviamente, di 21 Jump Street, che purtroppo non ho trovato, dovrebbe essere un film molto comico, detto dalla mia ragazza, e chissà, magari dopo aver visto l'uno, guarderò anche questo. Continuando sulla serie delle cose divertenti, ma stavolta passando in Italia, Vacanze di Natale e Christmas in Love. Come l'ho già detto una volta, io sto cercando di recuperare tutti i grandi classici film comici italiani di una volta. Vacanze di Natale è uno di quelli. Christmas in Love, mica tanto. Però, visto che era già lì, ho detto, beh, se devo iniziare a collezionare anche questa tipologia di film, devo prenderli tutti. Soprattutto perché se sono un euro, dici, va bene, lo prendo. E appunto, per finire delle collezioni, il primo Man in Black, la Collector Edition, e l'ultimo Man in Black, Man in Black International. Allora, il primo Man in Black, un classico, e credetemi, dopo aver trovato la Special Edition del 2, il 3 in Blu-ray a Londra,
l'uno non lo riusciva a trovare, beh, la Collector Edition è un grande guadagno. Ma invece passando a te, International, tutti hanno parlato male di te. Devo darti un'occhiata. Devo darti un'occhiata e vedere se è effettivamente così o meno. Il 3 è stato un capolavoro. Se questo dovesse far schifo, credo che non ti considererò parte della collezione. Infine, gli ultimi 4 rimasti. Interstellar. Ottimo film, grande regia, grandissimi gli attori. Visto per la prima volta quando stavo ancora andando a scuola a Milano. L'abbiamo visto in lingua originale. Perfetto, ottimo film, niente da dire. Poi, questo è molto recente, vedevo La Locandina quando ancora lavoravo a Milano. Incredibilmente questi due sono tutti e due collegati con Milano. Pet Sematary, non so, non l'ho mai visto ancora e non mi sono informato, ma dalla locandina mi ispirava tantissimo, ero curiosissimo di vederlo al cinema e, beh, per un euro, ottimo acquisto. Uno dei film che era parodizzato in Epic Movie era La fabbrica di cioccolato di Johnny Depp. Ottimo film, grande classico, Johnny Depp è sempre meraviglioso in questa tipologia di ruoli. Ottimo, 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 ottimo questo. E infine, l'ultimo film, Slenderman. Allora, devo dire che non ero totalmente convinto di prenderlo, perché dei nostri amici l'hanno visto e hanno detto che è brutto. Poi, dopo che mi hanno raccontato di questo film, io gli ho fatto vedere il video di Parliamo di videogiochi di Creepy Games. Grazie, Fraus, li hai traumatizzati. Non ti preoccupare, sono ancora vivi! Beh, però, ho detto, era lì, solo soletto, prendiamolo. Se lo vedi una volta, lo vedrai per sempre. Ne dubito di questo film. Però, questo era anche l'ultimo film che ho comprato. 25 DVD, uno dopo l'altro, tutti quanti a un euro ciascuno. Quindi, signori, ditemi anche voi che DVD in questi ultimi periodi avete trovato, film, Blu-ray, va bene qualsiasi cosa. Scrivetemelo pure qua sotto nei commenti. Signori, grazie a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Signori, al prossimo episodio. Ciao a tutti! E sì, se non si fosse notato, ho tagliato i capelli. Mi mancano, mi mancano.